Un caro saluto da Francesco Samani. Mi trovo oggi nella lezione a risolvere un altro esercizio che mi avete mandato. Allora, l'esercizio che potete visualizzare nella copertina del video essenzialmente chiede questo: Daniela possiede 9 timbri apparentemente identici. 9 timbri. Questo esercizio forse comincia a essere un pochettino più difficile. Uno dei quali è però più pesante degli altri. Avendo a disposizione una bilancia a due piatti, una bilancia a due piatti è una bilancia comparativa, essenzialmente viene comparata la massa di un corpo con la massa dell'altro e dove pende, ovviamente, dove ruota, ovviamente c'è la massa maggiore. Quante pesate saranno sufficienti per essere certa di individuarlo, per individuare il timbro più pesante? Le risposte sono A, B, C, D. 4, 2, 3, 5. 4, 2, 3, 5. Allora, ce n'ha 9. Vediamo il modo più rapido, cioè il minimo di pesate necessarie. È ovvio che se io ne peso 4 nella prima volta, ne peso 4 e poi ne peso 4. Ok, e uno mi rimane fuori. Allora, se la massa è identica, la massa di questa pila di timbri e questa è identica, ovviamente quello più pesante rimane fuori e quindi io col primo tentativo ho già trovato quello più pesante. Nel caso peggiore, dove c'è più massa, ho individuato che se ad esempio dovessero pesare di più questi quattro timbri, sicuramente il più pesante si trova tra questi, me ne rimangono 5, quindi dico con una pesata ne ho eliminati 4. Nella seconda pesata, analogamente, seguendo questo metodo relativamente rapido, cioè rapido nel senso che diminuisco il numero di comparazioni, ne misuro 2 e uno mi rimane fuori. Anche qui, se la massa è la stessa, quello che rimane fuori è più pesante, se non è la stessa, me ne rimangono solamente 2. Nel terzo tentativo ho fatto bingo, ho trovato la soluzione. Perché? Perché se la massa è la stessa, quello che rimane fuori ha massa maggiore. Viceversa, se la massa non è la stessa, quello che ha massa maggiore è quello che pesa di più. Beh, ho parlato di massa e peso come se fossero sinonimi. Una piccola cosa. Una piccola nota culturale che il peso è una forza, la massa è uno scalare, la massa è un invariante, non dipende dall'accelerazione di gravità, quindi la massa sulla Luna o su qualsiasi altro pianeta è sempre la stessa. Il peso erroneamente viene detto pesa chi tot chili. Il peso è una forza e come unità di misura si misura in Newton. La massa è una grandezza primaria del sistema internazionale, come unità di misura si misura in chili. Quindi, anche se gergalmente quando parlate dite io peso 70 kg, tu quanto pesi, eccetera, eccetera, in realtà, proprio per essere corretti e per non far indispettire nessun insegnante di fisica, dovremmo sempre parlare di massa se parliamo di chili, di peso se parliamo di una forza, ma questa volta espressa in Newton. Con questo vi saluto. E alla prossima, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi, sostenetemi e in funzione di quanti sarete io continuerò a produrre nuovi video. Alla prossima, grazie, buona giornata.